Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Cixixia, che mi chiede di parlare del film del 1992 di John Woo, Hardboiled, con un grandissimo Chow Yun-fat e uno splendido Tony Leung. La storia è quella di Tequila, appunto Chow Yun-fat, è un poliziotto a cui viene ammazzato all'inizio del film un collega, e questo poliziotto decide praticamente di cercare vendetta a ogni costo. In tutto questo, involontariamente, mette nel mezzo un poliziotto infiltrato in un'organizzazione mafiosa, appunto, che ha fatto i casini, ovvero Tony Leung, e di lì poi tutto il bagno di sangue e tutto quello che succederà, insomma, fino all'ospedale, alla sparatoria più lunga dell'universo, se vogliamo. Allora, Hardboiled probabilmente non è il miglior film di Woo a livello di scrittura, una sceneggiatura abbastanza semplice, abbastanza anche ogni tanto poco credibile, però è una somma totale dell'action, una somma totale di come si girano le scene d'azione. Basterebbe la scena iniziale nella sala del tè per far capire dove siamo, cioè qui siamo di fronte a un regista che riesce a combinare i movimenti dei corpi, i movimenti della macchina come pochi altri al mondo, proprio una potenza a livello estetico che raramente si vede, i ralenti meglio usati della storia del cinema. Qui si porta avanti la storia di Don Siegel, Walter Hill, Sam Peckinpah, il cinema classico americano che viene rivoltato però dal modo di girare il modello cappa e spada di John Woo, e tira fuori un'altra volta un film assolutamente particolare, prima di tutto per la violenza estrema, la parte finale dove sparano dalla gente e scappa all'ospedale. Io penso, oltre ad essere girata praticamente in una maniera spettacolare, penso sia una delle scene più violente e ganze d'azione siano mai viste. Ma poi anche gli scozzi, insomma, con i killer sopra le righe all'interno appunto dell'ospedale, è uno di quei classici film di Hong Kong che hanno veramente sbaragliato la concorrenza sull'action. Nel 92 John Woo gira questo film che sembra uscito ieri, c'è cioè un montaggio fantastico, uno stile avanguardistico appunto nel stare anche fermi con la macchina presa e far muovere all'interno i personaggi, e poi partire con la macchina presa con delle impressionanti evoluzioni sia stilistiche che artistiche, proprio a livello di action, e non solo. Qui siamo di fronte a un film, secondo me, che non lascia molto spazio all'idea di che sia bello o brutto. È un film bellissimo, un action quasi perfetto dal punto di vista proprio dell'azione, è avanti di 20 anni, dal punto di vista del ritmo è incredibile, dal punto di vista della recitazione siamo sempre a livelli altissimi. Tony Leung è grandissimo e anticipa un po' l'idea del poliziotto dell'Infernal Affairs di Alan Mack e Andy Lau, che faranno l'Infernal Affairs, appunto. Ed è un film per me che, proprio nonostante, ripeto, non sia il miglior film di John Woo, preferisco The Killer, preferisco probabilmente A Better Tomorrow 2, preferisco probabilmente anche Bullet in the Head, ma questo Hardboiled, però, a livello di azione è qualcosa che lascia davvero il segno, altro che le stronzate che si guardano. Cioè, qui veramente si riesce ad avere un lirismo, un'epica, ma anche un'inoria all'interno del film che in pochi hanno. E poi, ripeto, arrivano le coreografie, arriva John Woo che decide di girare come sa le scene d'azione, e a quel punto il film piglia un volo talmente alto che poi si può dire piglia dalla prima cazzo di sequenza, un volo talmente alto a livello di action che siamo di fronte a qualcuno che, appunto, l'azione, il semplice atto di spararsi o rincorrersi o prendersi a botte lo fa diventare arte visiva. Quindi, che dire di più? Per me Hardboiled è un film da avere assolutamente. Io l'ho consumato, l'ho distrutto il mio DVD, l'ho sfarinato, non so se c'è ancora in vendita perché è uscito molti anni fa. Mi fece un'impressione incredibile perché a livello proprio di movimenti, a livello di sparatoria, a livello di action è qualcosa di inimmaginabile. Chi ama l'action parte da qui, guardi questo film e capisca come si gira, insomma, perché si usano i ralenti, perché si usa un certo tipo di epica e un certo tipo di movimento di macchina. Non solo per far sembrare di avere un bel giocattolo, ma proprio perché si vuole comunicare quello che accade in scena. Quindi, grandissimo John Woo, grandissimo film. Questo Hardboiled è uno di quei film di cui non posso assolutamente fare a meno. Il link è qua sotto.